Sei appena tornato da scuola? O dal lavoro? Hai una certa fame e non sai cosa mangiare? Bene, sei nel posto giusto. Seguimi a Mangia con Luke! Ecco cosa ci servirà oggi. Uova, padella, olio, sale, basta. Salve a tutti ragazzi, sono Luke lo chef e oggi vedremo, cominciamo con le basi in questa nuova rubrica, questo è il primo episodio. Cominceremo appunto con le basi e oggi vedremo un uovo occhio di Luke. Come si fa? Prendiamo subito in mano una bella padella, la facciamo subito scaldare, per cui mi serve lo stutico, la zicchi zicchi, lo bricchi bricchi, non ce l'ho in questo momento, eccolo qui, per cui iniziamo ad accendere il gas e voilà, fin qua ci siamo riusciti senza far bruciare nulla. Facciamo scaldare un attimino la padella, poi prendiamo dell'olio da friggere di qualsiasi semo, semo di uccello, semo d'ulivo, qualsiasi olio di semi, basta che non sia olio d'ulivo, perché quell'olio d'ulivo serve per concimare, per coltivare, quello noi serve quello per friggere. Ne mettiamo un pizzichinin nella padella, lo facciamo bene oleare il fondo della padella, ho fatto uscire tutto l'olio fuori sulla cucina perché è giusto così, bisogna un po' sporcare la cucina. Prendiamo a mano un uovo di gabbiano, o va bene anche un uovo di gallina, comunque sia. Come si rompe un uovo? In questo modo, nel bordo della padella, un colpo secco e voilà! Ok, nel mentre attendiamo che sta cuocendo l'uovo, come vedete si sta iniziando a friggere, volendo possiamo già mettere un pizzico di sale, a chi piace il sale, un pizzico proprio, già dentro la padella stessa, o servirlo quando si è in tavola. Bene, messo l'olio, e scusatemi il sale, attendiamo che diventi tutto bianco tranne il rosso, che rimarrà rosso o arancione come volete chiamarlo, o giallo. Attendiamo che si cuocia un po' e poi a vostro piacimento possiamo già spegnere il fornello. Come vedere se l'uovo è pronto, basterà non farlo incollare. Ragazzi, usate delle padelle serie, non come me padelle scrause, se volete fare le cose giuste. Cercate di non rompere l'uovo, soprattutto come ho fatto io in questo momento, infatti io sono uno dei migliori cuochi in Italia, ho anche aperto il ristorante Mangia con Luke e vedete che si sta leggermente bruciando. Bene, è fatto apposta questo video ragazzi, non c'è problema, vedete che l'uovo non è venuto come volevamo, nessun problema, possiamo cambiare da piatto in piatto, dall'occhio di Luke possiamo strapazzare Luke, in che modo? In questo modo, basterà prendere una semplice forchetta, semplice forchetta e strapazziamo il tutto. Una volta strapazzato come più o meno una frittata spacchettata, possiamo continuare a girare finché non vediamo che sia ben cotto. Non graffiate le padelle con la forchetta come faccio io, ma io sono un pro in questo campo per cui posso fare ciò che voglio. Per spezzettarla ancora di più basterà schiacciarla, comprimerla con la forchetta stessa. Vedete che sta venendo tutto a pezzettini e possiamo dire che è già pronta. Poi per chi la vuole ben cotta, quasi bruciacchiata, può continuare a friggere. Per me va bene, che possiamo dire che è pronta. Spegniamo il fornello, ok, e abbiamo pronto il nostro Luke strapazzato da versare nel piatto. Bene, versiamo tutto il contenuto nel piatto.
voilà, e ancora un pizzico di sale giusto per dare un po' più di sapore, visto che l'abbiamo strapazzato, voilà, e il piatto è pronto. Bene amici, oggi abbiamo visto due piatti in uno, dall'occhio di Luke al Luke strapazzato. Spero il tutorial, il video vi sia piaciuto, commentate e ditemi anche voi quale piatto fare, o comunque sia datemi dei consigli nei commenti. Da Luke è tutto, buona mangiata a tutti.